Antonio Montani, presidente generale del CAI. Allora, secondo raduno nazionale del Club Alpino Italiano di montagna terapia ed escursionismo adattato. Da tutta Italia, veramente da tutta Italia, persino dalla Sicilia, ci sono le nostre sezioni che fanno questa attività di accompagnamento nei confronti di persone che hanno disabilità. Oggi è una grande festa che dimostra come la solidarietà può abbattere le barriere. Bruno Migliorati, presidente regionale del CAI. È un piacere essere qui oggi in questa bellissima giornata, in questo splendido luogo. Devo ringraziare veramente tutti e sono veramente tanti quelli che hanno contribuito a organizzare questa giornata in maniera impeccabile. Il CAI di Domodossola in primis, ma anche tutti gli operatori a partire dal soccorso alpino, alla forestale, tutti quanti hanno aderito a far sì che questa giornata avesse fosse uno splendido esempio, e questo lo è stato. Sono Roberto Manfredi, presidente del gruppo regionale Liguria del CAI. Niente, la manifestazione è a dir poco straordinaria, la partecipazione è meravigliosa, la location è altrettanto meravigliosa, siamo anche stati fortunati perché la giornata è bellissima, la giornata di pieno sole, è una giornata di grandissima emozione perché ci riporta veramente a quello che è lo spirito del nostro sodalizio. Oltretutto io sono anche uno che lavora da 42 anni nell'area della fragilità, di conseguenza a maggior ragione queste mie due anime da dirigente CAI e da operatore della salute mentale si uniscono in una giornata che è veramente qualcosa di straordinario. Bisogna veramente fare i complimenti all'organizzazione che ha fatto un lavoro veramente molto molto bello. Sono Marco Lavezzo, presidente della commissione centrale di escursionismo del Club Alpino Italiano. Oggi abbiamo celebrato questa giornata di montagna terapia che è un'attività propria dell'escursionismo del CAI, con più di 400 persone partecipanti da tutte le parti d'Italia. È un po' il fiore all'occhiello dell'escursionismo perché fa parte dell'escursionismo inclusivo e comprende anche quello che è chiamato l'escursionismo adattato. Quindi l'escursionismo non è soltanto legato o riservato a chi è cosiddetto normodotato, ma anche chi è meno fortunato di noi può vivere la montagna grazie a questa attività. E soprattutto grazie all'impegno di tanti nostri soci che dedicano il loro tempo e le loro energie ad accompagnare chi è, tra virgolette, meno fortunato, ma li aiutano a vivere la montagna e ad apprezzare i paesaggi, la natura e questa è soprattutto questa bella aggregazione. Una cosa che a me è piaciuta molto oggi, e la noto tutte le volte che partecipo a queste iniziative, è il sorriso delle persone. Qui veramente esci da queste giornate e sei veramente ricaricato perché hai fatto un pieno di energia e di simpatia.